25 gennaio, oggi in molte piazze italiane e a Roma, dinanzi al Ministero dell'Istruzione, i comitati e i comparti della scuola si sono riuniti per manifestare e chiedere maggiore attenzione al mondo della scuola, dei docenti e degli studenti, e in particolare per la riduzione delle classi pollaio. Noi di Tecnica della Scuola eravamo qui e abbiamo seguito la manifestazione. Che cosa chiedete oggi al Ministero? Come mai siete qui? Siamo qui perché l'anno scorso, nonostante tutta l'emergenza del Covid, si è sottovalutata l'altra grande emergenza, che pure era una battaglia storica della ministra Azzolina, che è quella delle classi pollaio. Cioè, noi ci troviamo in una situazione per cui anche l'anno scorso le ordinanze, i dispositivi che sono stati dati per far diminuire, diciamo così, il numero di alunni nelle classi non sono stati previsti assolutamente, insomma, quindi si è rimasti con un numero di alunni per classe che erano esattamente quelli degli anni passati, quindi classi con 28, 30, 32 alunni con cui assolutamente è impossibile lavorare in condizioni normali, figuriamoci durante l'emergenza, insomma, ecco, quindi... Ecco, è questo che contestiamo. Vogliamo che quest'anno, visto che oggi verrà in modo definitivo chiuso le iscrizioni, quindi 25 la data finale, e da adesso in poi il Ministero dovrà dare indicazioni su come devono essere formate le classi, ecco, queste classi vengano formate con numeri di alunni più bassi, per cui il Ministero adesso, in previsione degli organici che devono essere dati alle scuole, emani delle disposizioni per aumentare appunto la possibilità di avere un maggior numero di classi. Diciamo che anche una questione parallelamente legata a questa è proprio la stabilizzazione dei precari, per la quale voi vi battete. Certo, esattamente, vanno anche questo va di pari passo, insomma, perché il disastro dell'inizio scuola di quest'anno è legato anche al fatto che ci stanno 210.000 cattedre coperte quest'anno da precari, di cui quasi 100.000 in organico proprio di diritto, perché i concorsi che devono essere fatti non sono stati fatti, i posti sono rimasti tutti scoperti. A settembre rischiamo di trovarci esattamente nella stessa situazione, per cui noi diciamo: chi già sta lavorando nella scuola, chi già ha 3 anni di servizio, deve essere richiamato, deve essere richiamato come contratto a tempo indeterminato, perché è un po' una presa in giro questo discorso del merito che funziona solo sul tempo indeterminato, e dopodiché il docente lo richiamo vita natural durante sul tempo determinato. In quanto rappresentante sindacale, che cosa chiede oggi dinanzi al Ministero per il mondo della scuola? Per il mondo della scuola chiediamo il rientro a scuola, ma il problema è il rientro in sicurezza. Noi in queste settimane abbiamo discusso già con la direzione regionale insieme alla Regione Lazio, nelle persone del referente per l'istruzione, per la sanità e per i trasporti, perché come ben sa il rientro a sicurezza è legato molto, ma molto al trasporto. Roma abbiamo purtroppo la possibilità di aumentarlo il trasporto relativamente, perché una metropolitana che passa 24 minuti non può fare ogni due, no? Farebbe degli incidenti sul ferro. Ci hanno assicurato il raddoppio delle corse con i mezzi di superficie, ma non ha raggiunto il risultato. Come avete visto, le riprese, i ragazzi stanno protestando perché sono troppi, sia nella metro lo stesso che nei pullman. Qualcosa in più riusciamo a farsi, abbiamo raggiunto sul trasporto extraurbano, perché nell'extraurbano, come lei sa, hanno aggiunto molti pullman di quelli turistici. Questi pullman sono riusciti ad alleviare un po' la situazione, ma purtroppo ancora tutt'oggi, e lei sa che dovremmo rientrare al 50%, ma dagli incontri che abbiamo fatto, le persone, i ragazzi che rientrano a scuola sono stati in questa settimana passata tra il 10-15%, quindi molti ragazzi stanno facendo questa protesta proprio per questo motivo. Quindi sicurezza, trasporti e una cosa importantissima: questi oggetti strani che abbiamo in faccia sono gli FFP2. Noi sa che abbiamo avuto le forniture per gli altri, quella chirurgica. Chiediamo che siano queste le mascherine che danno un pochino più di sicurezza alle persone. Sei un giovane studente oggi qui dinanzi al Ministero, che cosa sei venuto a chiedere? Siamo qui per chiedere l'eliminazione delle classi pollaio. Questa tragedia, questa pandemia, le restrizioni possono essere un'opportunità per costruire una scuola diversa, una scuola migliore. Esistono degli investimenti importanti e bisogna fare in modo che siano direzionati
dalla parte giusta. Abbiamo bisogno di classi più piccole che, diciamo, stabilino il contagio e rendano la didattica migliore. A proposito della didattica a distanza, avendola anche tu sperimentata, che cosa ne pensi? Che benefici ne hai avuto, se ne hai avuti? I benefici sono veramente molti pochi e abbiamo anche appena chiuso un sondaggio in tutta la regione con più di 17.000 risposte e più del 70% degli studenti non riesce a seguire la didattica a distanza, si distrae, non riesce a concentrarsi. Più del 55% ha avuto problemi fisici legati alla DAD. La DAD è stata per un breve periodo la soluzione, ora non lo può essere più. Abbiamo bisogno di tornare in presenza e di restarci. Un'altra questione importante per concludere in merito anche ai tamponi per gli insegnanti, che a quanto pare non è più un discorso prioritario. No, addirittura assistiamo a dei paradossi per cui se un insegnante sta in una classe in cui c'è qualche caso positivo, però l'insegnante deve dichiarare che si era attenuto a tutte le disposizioni atte a non contrarre il virus, per cui si autodichiara non contagiato e continua a lavorare in altre classi. Questo è abbastanza assurdo, insomma, e quindi noi chiediamo che almeno i tamponi rapidi siano fatti con cadenza periodica, settimanale, come avviene nelle strutture sanitarie.